Vivere secondo la carne, vivere secondo lo spirito, è un'espressione molto presente nel linguaggio paolino e pensiamo di averlo chiaro perché la carne intendiamo la parte carnale, lo spirito intendiamo quel mondo interiore, quella spiritualità. In realtà il messaggio di Paolo è molto più profondo. Vivere secondo la carne significa vivere secondo la logica del mondo, secondo il nostro pensare umano, secondo le nostre sicurezze, secondo il nostro impegno, pensare di gestire la vita da soli, pensare di avere le giuste coordinate per avere una vita piena. In realtà, vivere secondo lo spirito significa vivere alla divina, vivere fidandosi di lui, vivere anche qualora tutto sembra andare contro, non legarsi alla religione come capita nel Vangelo in cui si toglie la guarigione perché è il giorno del sabato. Vivere secondo Dio e vivere secondo il mistero pasquale, passare attraverso la croce e sapere che quella croce porterà sempre alla risurrezione. Questo è vivere secondo lo spirito. Perché lo Spirito Santo è il frutto per antonomasia della Pasqua. Buona missione.